Lavori socialmente utili per i migranti. La Regione Umbria ha trovato la soluzione. Saranno utilizzati per migliorare le strutture esistenti. L'assessorato al welfare, guidato da Luca Barberini, ha iniziato un percorso insieme ai comuni, alle prefetture e all'INAIL. Abbiamo fatto delle scelte. La prima, abbiamo intanto, per quanto ci compete e quanto ci competerà, abbiamo pensato che nel territorio regionale questi migranti non devono essere collocati in un'unica struttura. Evitiamo in sostanza il ghetto, evitiamo, facilitiamo l'inserimento attraverso cosa? Mettendoli, creando delle strutture piccole e medio piccole. Questo facilita ovviamente l'inserimento e l'aggregazione nei diversi territori. L'altra questione, che partiamo da una semplice constatazione, per renderli così questo percorso accoglibile, insomma accettato dalle nostre comunità, dalle comunità cittadine, abbiamo pensato inserire i migranti che sono per qualche periodo nella nostra regione e renderli occupati in lavori socialmente utili. Assessore, quali sono state le risposte da parte dei comuni? Le risposte sono state un po' a macchia di leopardo, nel senso che qualche comune ha dato grande disponibilità trovando le strutture. È ovvio che alcuni comuni non hanno magari la possibilità, non hanno le strutture, però dopo l'incontro dei primi d'agosto devo dire che abbiamo aumentato la sensibilità e l'impegno da parte delle amministrazioni locali, che è aumentato, e quindi stiamo cercando proprio di venire incontro e di raggiungere quell'obiettivo che avevamo in mente, cioè di non metterle in strutture gigantesche, perché questo andrebbe contro quel principio che richiamavo prima di accoglienza e di evitare, insomma, la ghettizzazione dei migranti.